Bene, amici criptoinvestitori, che dire, ben ritrovati a tutti quanti e tra l'altro ho pure sbagliato la finestra da condividere, ma fa lo stesso. Quindi, sigla completamente fuori tempo tra audio e video, finestra sbagliata, tutto che dampa, siamo veramente al delirio oggi, no? Scherzi a parte, che dire, è giornatina un po' tesa, è giornatina un po'... Non lo so, sento molta ansia nell'aria, ho rifatto i soliti sondaggi, siete bearish o bullish, e addirittura siamo al 50-50, anzi su, mi pare, Instagram ha vinto bearish, cioè quindi inizia a cambiare decisamente il sentiment, giornata frizzante, come giustamente qualcuno dice nei commenti. Però noi, come sempre, siamo qui per cercare di mantenere la calma, essere razionali con il nostro cipino, ed evitare che l'emotività prenda il sopravvento. Nelle giornate come queste è relativamente facile. Adesso vorrei sapere in quanti hanno venduto in preda al panico, tra l'altro siamo pure su un supporto molto importante, quindi anche da un punto di vista speculativo vendere oggi non aveva, secondo me, particolarmente senso, ma sapete come funziona. Il mondo è bello perché è vario. Quello che è successo sicuramente è che molti sono stati liquidati. Infatti, se andiamo a vedere i dati delle liquidazioni in questo periodo, in questi ultimi giorni, ve li mostro anche a voi, guardate, abbiamo più di 1 miliardo. Sono un po' aumentati, mi ricordo che quando ho fatto il post verso l'ora di pranzo eravamo sul 1 miliardo, adesso siamo 1 miliardo e 1, 1 miliardo e 2. In particolare 630 milioni il 5, l'altro ieri, in concomitanza con la prima candelozza rossa, questa qua per capirci, quella più ampia, questa, e poi ieri qualcosina e oggi un'altra piccola batosta, 400 milioni. Questo fa capire che si erano aperte altre posizioni con buona probabilità, no? Dopo l'ultimo dump. Quindi c'è ancora un po', no? Questo sentiment di voler fare buy the dip, di voler longare più o meno the dip, perché qua stiamo parlando di liquidazioni, quindi non di mercato spot. In queste situazioni fare buy the dip può essere un'arma a doppio taglio, perché da un lato, se uno sa quello che sta facendo e sta agendo secondo una strategia ben definita, allora può essere assolutamente sensato. Ma di contro, se uno improvvisa, no? Perché legge in giro saldi, saldi, e allora dice bene, saldi, compro anch'io, ecco lì si rischia veramente di farsi un male cane. Quindi occhio a fare dei buy the dip alla cieca, occhio a urlare saldi, perché non è detto che ci si debba fermare, no? Se il mercato poi dampa sul serio, perché in questi giorni cosa abbiamo fatto? Un meno 10 e qualcosa per cento? Non è un gran dump se pensiamo a quello che di norma fa Bitcoin, no? Non è raro vedere dei meno 20, meno 30 anche in un unico giorno, no? E pensate cosa vuol dire fare buy the dip e magari il giorno dopo vedersi un altro meno 20, meno 30. Penso che chi ha fatto buy the dip in preda all'emotività è molto probabile che poi faccia panic selling, e questo inquina molto tutto il mercato. Di contro, se uno appunto ha una strategia, come dicevamo poco fa, può tranquillamente continuare in serenità, in massima serenità, e portarla avanti. Adesso la domanda che tutti ci facciamo è iniziato o no questo benedetto bear market? Possiamo darlo per ufficiale, oppure manca ancora qualche segno, qualche perdita di livelli chiave? Per capirlo partiamo da un time frame più ampio, perché il giornaliero spesso confonde. Aspettate che qua punta troppo in alto e fa del gran casino, eccola, ogni tanto oscilla. Allora, qui avevo la scritta finché higher low intatti nessun segno di inversione. L'higher low mi sa che ce lo siamo salutati, quindi questo lo cancello, altrimenti mi viene soltanto così il rimpianto di quando eravamo ancora più in alto. Ma scherzi a parte, guardate, il livello chiave da tenere sotto controllo è sotto i 43.200. 43.200 che è la vecchia chiusura settimanale, nonché la zona di liquidità sottostante che è ancora un bel pool di offerta. La stiamo attaccando proprio in questo momento, quindi dobbiamo capire adesso dove chiuderà, ormai manca poco, la candela settimanale. Ahimè, probabilisticamente
è molto più probabile che vada a chiudere più o meno come si trova adesso, o poco più su o poco più giù, rispetto che andare a stravolgersi, tipo andare a chiudere qua o addirittura in verde, che sarebbe uno scenario veramente bello. Se chiudiamo dove siamo ora, ahimè, abbiamo fatto un equal low. E di fatto la struttura inizia a diventare di questo tipo, abbiamo equal low e più o meno equal high, poi abbiamo questo livello intermedio, quindi c'è il rischio di andare a fare una cosa del genere o comunque una cosa del genere, quindi di andare a fare un lower high con equal low e andare a creare una struttura tendenzialmente ribassista. Poi ricordiamo anche il discorso dell'enormità di volumi scambiati intorno ai 47-48.000, che di fatto se andiamo a perdere quest'area, che non vuol dire essere qui, perché comunque siamo sempre nei dintorni, perdere ufficialmente quest'area vuol dire allontanarcisi abbastanza, quindi per me significa perdere i 40-43, questo nostro bel supportone, e andare a continuare la struttura ribassista. Questa diventa una distribuzione, questa pure una distribuzione, e ahimè abbiamo una pressione in vendita non indifferente che ci metterebbe a dura prova, lo ammetto. Sarebbe non bellissimo da un punto di vista strutturale. Invece, se adesso proviamo a sognare, proviamo a crederci bullish ancora per un po', se dovessimo andare a mantenere innanzitutto questo supporto, quindi chiudere va bene anche qui, o meglio ancora, ripeto, se adesso il settimanale chiude con una bella shadow, siamo tutti più contenti che mai, perché l'offerta si fa viva, abbiamo addirittura uno sweep di questo vecchio livello, sweepato proprio oggi, e se a questo sweep segue un assorbimento, lo scenario è positivo, perché è il classico, no? Falso, è il classico triggering di liquidità da parte delle balene che vogliono sfruttare proprio gli stop loss posizionati nel punto di sweep, e quindi sarebbe un segno tendenzialmente bullish. Tuttavia, affinché si possa definire sweep, dovremmo vedere quantomeno una candela composta più da lower shadow che da body, situazione lontana, ahimè, dalla realtà di oggi. Ma è venerdì, mancano stasera, sabato e domenica, quindi chissà. E quindi, ripeto, se dovesse accadere, verificarsi uno scenario simile, ben venga. È vero che potrebbe dampare ancora da qui a domenica, però speriamo di no, stiamo a vedere, o meglio. Poi, al contrario, se dovessimo confermare l'equal low, abbiamo una situazione di range, di fatto, perché è una specie di range questo in cui ci troviamo, e dobbiamo vedere dove sarà il prossimo high. Operatività abbastanza noiosa, poco direzionale, mi aspetto un'ulteriore contrazione dei volumi, perché di solito le lateralità sono quelle più spente, no, come fasi, proprio meno partecipate. Magari le altcoin potrebbero sfruttare il fatto che rimbalziamo un po', se ciò accade, per avere un'altra leg up, perché comunque le altcoin non stanno andando malaccio, le strutture alt BTC di molte di esse sono ancora ben messe, ma andiamo a vederne alcune, per esempio a parte Atom, che vabbè non fa nemmeno testo ultimamente, Atom è completamente infuocata, ha perso proprio i gangheri. Allora vediamo Ethereum in realtà non benissimo, perché esatto, ha perso un supporto importante, quindi Ethereum non è proprio il migliore esempio da prendere. Però se prendiamo ad esempio Curve, guardate, Curve Bitcoin ha ancora una struttura molto bullish, guardate lo scorso high non è ancora stato perso, anzi sta mostrando una notevole domanda, no, a suo sostegno. Convex purtroppo c'è uno storico molto breve su Binance, ma se guardiamo Convex USDT vedete che ok, sì, abbiamo un inizio di storno, però tendenzialmente non abbiamo ancora perso il trend rialzista, ci sono soltanto dei piccoli segni di storno. Poi cosa possiamo andare a vedere? Phantom, altra altcoin comunque in uptrend che non mostra segni di indebolimento. Possiamo andare a vedere Luna, che anche lei, vedete, è sì in storno, un canalino di storno, ma non la chiamerei sicuramente inversione, è ancora molto presto. Solana, anche lei è in lateralità ormai da una vita, ma è tutto fuorché in inversione. Cioè, capite che le altcoin hanno comunque ancora una situazione strong. E questo fa capire che
o meglio, fa presagire, fa intuire che qualora Bitcoin dovesse non dare segni di inversione confermata, quindi no bear market, ma una lateralità, o meglio ancora chiaramente dei segni bullish, le altcoin sono molto calde, cioè sono belle tese, belle pronte per fare, a mio parere, un'altra possibile exploit a rialzo. Questo sarà tutto da vedere, ma ripeto, dipende molto, ahimè, dai capricci di Bitcoin. Le altre altcoin, al di là di quelle che abbiamo visto, quelle un po' di moda in questo periodo, delle DeFi 2.0, Layer 1 e Layer 2, soprattutto quelli innovativi come Phantom, Harmony e dintorni, Atom adesso molto in voga, le altre sono un po' lasciate a se stesse, no? Si sono create queste due macro categorie. Se andiamo a vedere BNB, ad esempio, che è da una vita che non la guardiamo, anche BNB ha sempre il suo bel da dire, eh? Comunque in una situazione come questa lei è vicina ai suoi massimi storici. Sono quelle un po' più legacy, come vabbè Cardano, che ormai è lì un po' spenta, delle altre, Axi ormai come si sta comportando. Axi insomma sta iniziando a dare qualche segno di cedimento, perché è da un paio di mesi ormai che sta ritracciando. Cake sta ritracciando in maniera indefinita, Crow anche lei sta correggendo ma non è particolarmente debole. Insomma, le altcoin, insomma la DeFi vecchia 1.0 è un attimino un po' più in sofferenza, ma quelle un po' nuove, quelle un po' più valide, anche Matic ha messo bene, Layer 1 e Layer 2 messi bene, direi che non ci si può particolarmente lamentare. Bisogna insomma tenere puntato l'occhio proprio su BTC, perché sarà dei suoi capricci, sono definibili in questo modo, che si deciderà il da farsi. Volevo portare la vostra attenzione anche sul grafico mensile per una ragione. Guardate, questo, se il settimanale ci mostra dall'alto la situazione, il mensile tendenzialmente è ancora più chiaro. Permettetemi di cambiare grafico, perché altrimenti, cos'è sta roba? Altrimenti succede un macello se mischiamo le linee che abbiamo fatto per l'analisi daily sul mensile. Allora, guardate qua come il nostro ultimo riferimento, che è questa candela, la candela TAC del mese di ottobre, che ha fatto l'all time high sul mensile, è a rischio. Il fatto che questa candela è a rischio ci fa capire che, ecco, anche sul mensile c'è il rischio di incrinare questa struttura molto orientata al bullish, perché fino ad ora è bullish, sia chiaro. Se la candela mensile attuale di gennaio dovesse chiudere qua sotto o peggio ancora qua sotto, perché abbiamo poi quest'altro supporto a 35.000 sul mensile, più supporti perdiamo, più ahimè la struttura è severamente compromessa. Se al contrario noi dovessimo andarla a chiudere all'interno di questo range, siamo ancora all'interno dello spazio tracciato dall'ultima leg up, l'ultima candela dell'all time high, quindi l'ultima appunto leg up, come l'abbiamo definita, all'interno del perimetro quindi dove i bulls hanno il controllo. Se usciamo da questo perimetro i bulls perdono il controllo in favore dei bear, che iniziano magari a spingere un po' di più. Lato mensile non si può ancora neanche parlare effettivamente di un lower low, perché sul settimanale lo vedete, abbiamo questo low, e se andiamo a chiudere qua sotto abbiamo di fatto un lower low. Scusate. Sul mensile questo non vale, perché sul mensile il low è a 35.000, quindi saremmo in un range, il mega range, no, tra i 35.000 e i 62.000, un range del 100% più o meno, cose folli. E però così è, no? Quindi abbiamo una zona di liquidità qua sotto, che tra l'altro è il prezzo medio di carico di Michael Saylor, questo ve lo ricordo sempre perché molti si chiedono cosa potrebbe succedere se dovessimo andare in perdita Michael Saylor, sarei curioso anch'io. E quindi questa è una zona di domanda sulla quale dobbiamo prestare attenzione se ci arriviamo, perché sarebbe un'eccellente zona di possibile accumulazione per chi osserva proprio lo scenario di range sul time frame mensile, e anche poi per chi opera chiaramente sul medio-lungo termine, perché questo è un time frame di medio-lungo termine. Se questo cluster, vedete, questa zona tra appunto i 43,7 e i 47
tiene botte. Andiamo a chiudere qua sopra, ritorniamo, rimaniamo comunque a tendenza bullish, ok? Una cosa di questo tipo, immaginando la candela di gennaio che chiude qui. Gennaio ancora lungo, dobbiamo ancora vedere tante cose e quindi, che dire, noi per adesso ci concentriamo sulla settimana, facciamo una cosa alla volta, vediamo come la chiudiamo. Se la chiudiamo male c'è il rischio che, ahimè, tutto ciò si propaghi anche su time frame più ampi, perché sapete bene l'effetto valanga, no? che queste operatività hanno, queste dinamiche di prezzo hanno, e quindi vediamo, speriamo che tenga botta 40-43 mila. Operativamente, secondo me, questo è il momento in cui non conviene buttarsi né da una parte né dall'altra, cioè a shortare chiaramente no, perché siamo su un supporto anche abbastanza importante, lo abbiamo visto prima proprio sul settimanale, a un pool di domanda. Shortare proprio quando siamo appoggiati a un pool di domanda mi sembra fuori luogo, non capisco perché farlo, mentre andare a fare, ad aprire posizioni long, anche quello è un pelino rischioso. Si potrebbe fare sì con stop loss qua sotto, direttamente qua sotto, ma è un'operatività fortemente anticipatrice, soggetta quindi a proprio a quel rischio. È un rischio notevole proprio perché ci troviamo nel pieno di una leg down, quindi dobbiamo vedere ancora dove si ferma, non ci sono ancora segni di domanda, costrutti di bottom, delle W, insomma è un po' prematuro, ecco, aprire una posizione. Quindi secondo me la soluzione migliore per adesso è stare a guardare. Questa è un po' la panoramica attuale della situazione di Bitcoin. Torneremo magari ad esaminare meglio qualche grafico anche su vostra richiesta, se vi interessa, alla fine della nostra diretta. Adesso vi condivido un paio di notizie, un paio di fondamentali che possono essere interessanti per distogliere l'attenzione dai grafici, che altrimenti ci facciamo in panicare per nulla. Ve l'ho detto, è ancora tutto da vedere, non siamo ancora in bear market, a mio parere è ancora presto per definirlo tale, dobbiamo attendere delle conferme almeno sul settimanale, almeno vorrei vederlo sul settimanale, e poi sul mensile, cioè sul settimanale, ma non solo la perdita del livello 43.000, cioè se andassimo a chiudere qua sotto, io vorrei poi anche vedere il lower high, perché il rimbalzo prima o poi ci deve essere. Se facciamo lower low, lower high e poi continuiamo a ribasso, allora sul settimanale abbiamo di fatto un bear market. Sul mensile c'è addirittura il range fino ai 30-32.000, quindi fino a che non perdiamo anche quelli, strutturalmente sul mensile non si può definire una fase ribassista, ma abbiamo questo appunto mega range. Diverso è anche sul mensile, se poi andiamo a fare un lower high e poi un altro lower low, allora lì si crea una nuova struttura, ma al momento i riferimenti sono quelli, quindi non facciamoci prendere dalla fretta, perché qua lo sapete, chi ha fretta viene spazzato via tendenzialmente, quindi occhio, non usate leve, non fate cose folli a meno che non siate trader professionisti, continuate con una bella strategia orientata a lungo termine, la pazienza, questo è ciò che premia, strategia, razionalità e pazienza. Fare delle operazioni presi dall'emotività, crolla tutto, pure saldi, compro, vendo, casino totale, e ci si rimane veramente spezzati in due. Nel frattempo, se siete annoiati e non sapete cosa fare mentre portate avanti la vostra strategia di lungo termine, potete studiarvi i miei mattonazzi sulla DeFi, i corsi che vi ho messo a disposizione. Ogni giovedì un'ora e passa di corsi gratuiti, per l'amor di Dio, ma che noia mortale, immagino che direte ormai, spero di no in realtà, ma vabbè, quello è, se non sapete cosa fare ci sono. Adesso andiamo avanti con un po' di notizie interessanti. Allora, la prima cosa che vi volevo condividere è, vabbè, avrete visto ormai il video annuncio, cioè l'annuncio dell'annuncio in realtà, che ho messo online, quando è che era? Il 6, ieri, ieri mattina, mamma mia, mi sembra passata una settimana, giornate intensissime, arriverà il nostro sito il 10, quindi lunedì. State sul pezzo, perché ci sarà tanto nuovo materiale da studiare, tutorial, percorsi guidati, DeFi, CeFi, exchange, fondamentali, trading, strategie di investimento, breve termine, lungo termine, insomma tutto, veramente tutto.
a disposizione vostra. Qualcuno mi ha chiesto a pagamento, ma io gli ho risposto ovviamente no, sarà assolutamente a vostra disposizione. Lo continueremo ad aggiornare con nuovi articoli, nuovi approfondimenti, nuovi tutorial, nuovi percorsi, insomma sarà di fatto un nuovo canale. Non ho il dono dell'ubiquità, quindi devo ringraziare veramente le persone che ci stanno lavorando. C'è un team composto da 4-5 persone che sta facendo quello e quindi veramente senza di loro non sarebbe stato possibile. Io supervisiono il tutto chiaramente, ma è veramente un grosso lavoro quello che stanno facendo. Magari ve li presenterò, mi piacerebbe un giorno presentarveli e doxarli tutti, ma ne parleremo. Adesso vi volevo fare un piccolo teaser, giusto per farvi vedere che cosa vi aspetta. Allora, voi chiaramente non lo potete ancora vedere perché c'è la pagina con il countdown, però ci saranno dei questo è un pezzo della home page dove ci saranno alcuni percorsi, vedete, dedicati ai fondamentali, all'investimento, coi livelli di difficoltà, il trading, eccetera eccetera, e poi vabbè ci sarà tanto altro, ma questo deve essere ancora un piccolo sneak peek, in modalità dark oppure light. Io preferisco chiaramente la dark. E poi questa è un'altra parte presa dalla parte basi e fondamentali, con alcuni articoli, no, su per l'appunto i fondamentali, quindi la teoria che un po' tutti dovrebbero sapere prima di approcciare qualsiasi tipo di investimento in cripto, che ahimè pochi lo fanno, perché molti si buttano per guadagnare, fare mille per, senza manco sapere come funziona uno smart contract. Ecco, quando qualcuno vi chiederà, scusa ma ho visto sto Bitcoin virtuale che però aumenta di valore, ma che cos'è? Voi gli direte, guarda, vatti a leggere quell'articolo lì che te lo leggi in pochi minuti, non sono i miei pipponi di video da mezz'ora. Chiaramente c'è la shield zone di fianco, perché quella me la dovete assolutamente concedere. Poi, cos'altro abbiamo di bello? Vabbè, qui ci sono un po' di menu, un po' di cose che poi vedrete. Ecco, a me sta molto a cuore la DeFi. Vedete che ci sono tutti i tutorial DeFi divisi per chain, compresi anche i bridge. Aspettate che adesso impazzisco. I bridge, e vedete che potete entrare, scegliere un intro sulla DeFi, scegliere la vostra chain. Non lo so, mi interessa Ethereum perché sono ricco. E andiamo a vedere Ethereum. Abbiamo le varie piattaforme, tac tac tac, anche Tokemak, giusto per essere sul pezzo. Andiamo a vederne una, l'apriamo e via che si vola. C'è tutto il tutorial con l'indice con cui si può andare a scorrere direttamente lì, super super dettagliato, non manca nulla. Però adesso basta spoiler, perché vi sto già spoilerando troppo. Questo cos'era, il tutorial di Binance? Vabbè, ormai lo saprete a memoria, ma state sul pezzo perché il 10 esce e sarà tutto vostro, potrete spolparvelo. Poi siamo aperti a feedback, potrete chiederci quello che vi va, mi piacerebbe vedere questa cosa, quest'altra cosa. Sapete che potete assolutamente contare su di voi, metteremo un sistema di feedback integrato, così potrete darcelo veramente in maniera istantanea. E basta, questo è tutto, quindi niente, era un po' di auto shilling sul pezzo il 10 gennaio alle ore 10. Guai a chi se lo perde al lancio, perché veramente ne varrà la pena. Poi notizie, allora Redacted e Tokemak collaborano, si sono messi a collaborare lato bribing, quindi il bribing ormai abbiamo capito è quella pratica di corruzione, perché di fatto questo è, dove i protocolli mettono dei premi a chi li vota, quindi comprano i voti del popolo. Vergogna, vergogna, funziona così, che si voglia o no, in maniera completamente trasparente. Su Curve è una cosa che ormai ha raggiunto dimensioni notevoli, nonché adesso c'è il round in corso proprio su Votium. Anche su Tokemak molti prevedono che le Curve Wars diventeranno anche Token Wars, perché Tokemak, ve ne ho parlato in un video dedicato, è anche lì una piattaforma dedicata alla gestione della liquidità. La liquidità è il bene primario per le piattaforme DeFi,
E quindi chi controlla Tokamak controlla tutta quella liquidità e potenzialmente ha un vantaggio gigantesco sulla concorrenza. Questo cosa vuol dire? Token Wars. Token Wars vuol dire controllare da un lato la supply del token, cioè avere il token Toke, col quale si può dirigere la liquidità, votare per creare nuovi reattori, eccetera. E in seconda battuta, Redacted, che ha come proprio scopo, no? La sua roadmap è avere influenza nel mondo DeFi, quindi tutti quei protocolli che permettono di avere potere nelle governance sono di suo interesse. Ha detto: facciamo una cosa ancora più così, proiettati in avanti. Hanno acquisito la piattaforma Votemak, che è un Votium per Tokamak, quindi è una piattaforma di bribing, dove i protocolli possono dire: guarda, io metto a disposizione $1,000,000 dei miei token e li do a tutti coloro che usano i loro token, in questo caso, per votare il mio reattore come prossimo reattore da inserire nel protocollo. Oppure, se direzionate la vostra liquidità in questo DEX, e così via. Ok, quindi questo è un po' un trend che stiamo vedendo dipanarsi sempre di più: Curve Wars, Token Wars e le guerre per il controllo della liquidità. Questo è da segnarselo. Che effetto ha avuto? Allora, ecco, tra l'altro, una cosa importante che è emersa proprio da qui è che vediamo, tac, guardate, chi ha in staking Butterfly, che è il token di Redacted, verrà airdroppato con tutti i bribe di Votemak, perché Votemak è di proprietà, adesso sarà di proprietà di Redacted, e pertanto tutto il bribing che viene fatto lì poi in parte viene airdroppato agli staker di Butterfly, e questo genera ulteriore valore intrinseco per loro. Questo ha fatto sì che da un lato Tokamak ha avuto un notevole rialzo, perché considerate il fatto che siamo in un contesto di meno 10% su Bitcoin e in media di meno 15-20 sulle principali altcoin, e Tokamak nonostante ciò, vedete, ha avuto questa price action. Ieri ha fatto un all time high recente, ok, perché l'all time high assoluto lo ha fatto a marzo, no, scusate, a novembre, 11.3 è la notazione anglosassone, quindi ok, a novembre. E però, insomma, durante un dump fare un all time high locale non è cosa da poco, e lo stesso vale per Butterfly, che non è, sì, ha un po' ritracciato, però complessivamente non ci si può certo lamentare, vista appunto la situazione del mercato. Questo è il suo grafico complessivo, quindi direi assolutamente non male, ripeto, comparandolo a quello di BTC. Si può probabilmente anche vedere il grafico in BTC, che effettivamente è clamorosamente bullish. E che dire, strano, perché questa, vabbè, Redacted di per sé è una piattaforma molto high risk, e di solito l'high risk tende a performare peggio nelle situazioni di paura, no? Infatti, secondo me, andiamo a vedere, che ne so, Time, Wonderland, come ha reagito. Beh, Time avrà pompato anche lei per la notizia però vedete, ecco, un attimino più titubante. Rome, secondo me, anche lei ha un attimino subito. Sì, abbastanza subito. Vediamo, tac, vabbè, vediamo l'ultimo periodo. Sì, ha subito, vedete, questi ultimi giorni, passando da $500 a $400, perché tendenzialmente quando c'è paura, no, l'approccio è quello di andare off risk, cioè spegnere un po' il trigger del rischio. Uno non vuole essere in una piattaforma super speculativa e super rischiosa quando Bitcoin rischia di fare un dump oppure di invertire la struttura di mercato. E questo di solito si riflette in primis appunto sulle piattaforme high risk, sulle altcoin molto speculative, sulle altcoin molto estese si tende a fare take profit, perché se uno ha fatto un guadagno di 3 per, supponiamo, su un altcoin che ha un grafico parabolico, vede la situazione un attimino scuotersi, la prima cosa che gli viene da fare è fare take profit. Dice: ma cioè, mi siedo su un profitto del genere, ma sarò pirla che lo guardo scendere e sapendo che c'è il rischio di andare in bear market? Preferisco
andare ad assicurarmi questo profitto? La domanda che uno si dovrebbe fare, e starmene tranquillo ed eventualmente perdermi un altro upside se ci sarà, o guardare questo profitto magari ridursi del 20% nel giro di pochi giorni perché mi si triggera un dump dell'intero mercato? La situazione rischio-rendimento si capovolge, cioè è molto più probabile vedere il proprio profitto ridursi drasticamente che vedere un ulteriore leg up, no? Quindi è sempre qui che si deve ragionare, e sono proprio questi ragionamenti quelli che vanno a influenzare in maniera drastica l'intero mercato. E basta, quindi adesso torniamo una volta viste ste cose sulle ultime notizie. A proposito di Time, dicevo Wonderland, vi ho detto dovrebbe essere un po' bullish per l'ultima notizia, di fatto non l'ha neanche presa troppo bene Time, mi aspettavo di meglio. La notizia, che forse era già priced in, è che Wonderland ha fatto il suo primo investimento seed, quindi un round, una sorta di pre-sale, immaginatevi, no? Ha fatto come se fosse un venture capital che investe prima in un round molto early a un prezzo quindi estremamente basso nella piattaforma BetSwap, che è una piattaforma di scommesse su chain, no? Decentralizzate con tramite cripto, anche sullo sport, su vari, insomma, vari mercati di predizione, chiamiamoli in questo modo, e parte dei proventi sia del seed round sia della piattaforma andranno proprio alla treasury e agli staker di Time. Questo contribuisce a dare valore intrinseco di nuovo a Time, un po' come è accaduto a Butterfly con il discorso di Votemac, molto simile come cosa. Wonderland abbiamo visto che sta crescendo in questa direzione nel diventare un venture capital, è molto pionieristico e credo che sia una mossa geniale dal mio punto di vista, perché credo che l'avere così tanta liquidità, tenerla ferma non ha senso. Investirla può avere senso diversificandola magari tra asset produttivi, quindi farm, token di governance per andare ad avere controllo sulle DeFi e quant'altro, e se c'è l'opportunità di fare da venture capital, caspita, tanto meglio, perché è come se tutti gli staker di Time, che sono un'enorme quantità, una grande community, avessero tutti una piccola quota in questi seed round, e quindi cioè porti grande valore al progetto in cui stai investendo, perché gli porti capitale, ma gli porti la community. Questo è, credo, un bel passo avanti per queste treasury DAO, nonché per il mondo del venture capital su cioè crypto on chain. Veramente un gran passo avanti. Comunque, andiamo avanti e parliamo di Concave, che non si è ancora capito che cosa caspita sia, ma si è capito che lancia domani. Allora, io volevo fare home, in realtà non me lo fa fare, concave.lol. The world's best kept secret, qui è il segreto meglio tenuto al mondo, ma in realtà vi volevo far vedere non quello, ma il fatto che... lo andiamo a trovare, vediamo dov'è, eccolo qua, il Genesis Event che si terrà domani alle 4 del pomeriggio di Saturday, per l'appunto domani, vediamo, dovrebbero lanciare i loro primi token, non so se siete dentro al loro server Discord, in sostanza lì funziona a ruoli, dove in base alle cose che uno faceva, magari partecipare alla community, fare cose all'interno del server, possedere alcuni NFT come il mio fantasmagorico cucchiaio, che andrà a finire che non vale una cicca bucata, ma si ottengono dei ruoli, e quei ruoli dovrebbero dar diritto a una qualche partecipazione al Genesis Event. Quindi domani ve lo saprò dire, amici miei, vi terrò aggiornati, sono molto curioso. Dovrebbe essere una specie di DAO, non è una DAO, se la chiami DAO si arrabbiano, ma di fatto
Se leggete questa community proposal, vedete che c'è un discorso sempre di rebase, di APY e quant'altro, ma orientato a lungo periodo, perché c'è già un programma di riduzione progressiva dell'APY finalizzato proprio alla sostenibilità, al creare una treasury da reinvestire in vari modi e a dare una sorta di profitto, a dare un dividendo, un interesse, comunque una parte di questo valore ai detentori dei token di Concave che sarà possibile mettere in staking. Se vi interessa potete andarlo a vedere direttamente sul sito e cercare di capirci qualcosa, cosa veramente complicata. Io non ci ho speso più di tanto tempo, vi dico la verità, ho detto ma sì, facciamo i pin su sti 3 NFT, raccattiamoli e come vada. Fortunatamente costavano poco, quindi il profilo rischio rendimento di nuovo l'ho trovato favorevole. Ma non sono qui per shillare cucchiai oggi, ma andiamo avanti, basta, in realtà non andiamo avanti perché ho terminato. Non so se c'è qualche altro tweet interessante che mi ero segnato. Metalswap di Tiziano finalmente è andato anche su PancakeSwap, quindi so che molti aspettavano quello per non dover pagare le fee di Ethereum, quindi tanta roba, grande Tiziano e veramente massimo supporto per il suo progetto. E ne parlavamo ieri tra l'altro del fatto che il mercato delle materie prime con questa situazione economica potrebbe essere uno dei mercati più interessanti dell'anno 2022, no? Da tenere sotto controllo, e il suo progetto punta proprio lì, quindi veramente potrebbe aver avuto un occhio non da poco. Comunque al di là di quello abbiamo Tokemak che è entrato anche nel nuovo indice di IndexCoop GMI, che è un indice che contiene le DeFi un attimino più alto profilo, chiamiamole in questo modo. In particolare c'è dentro, vedete, Toke, Convex, Om, Spell, DYDX, DPX, DOPEX, non poteva mancare. E questi, dunque, RBN, Ribbon mi pare, Tribe non la conosco, Alchemix, FLX, Reflexer mi pare. Insomma, no, non voglio sembrarvi troppo ignorante, quindi lo chiudo subito, ma scherzi a parte, ci sono dentro un po' di DeFi spinte, sono 12 token con questa esposizione che avete visto che si ribilanciano, interessante per chi vuole spingere un po' di più. Poi vediamo se c'era dell'altro, le mie cavolate e basta. Vabbè, un po' di dissing alle banche che non guasta mai e basta. Niente amici, è il vostro turno direi, no? Cosa ne dite? Beviamo un po' d'acqua ghiacciata tutti insieme. E via. Piccola critica costruttiva. Nelle ultime live lasci pochissimo spazio alle domande, dai tantissimo spazio a ETH, Curve Wars, Convex e probabilmente per i più sono inaccessibili. Forse hai ragione, ma adesso guarda, facciamo un bel 20 minuti di domande, belle tirate così, e la prossima volta, nelle prossime live, facciamo più spazio alle domande. Hai ragione e grazie per queste critiche costruttive che sono utili, davvero, ci tengo. Allora, partiamo da in fondo. Atom da vendere adesso? Si continua ad accumulare? Ragazzi miei, dipende dalla strategia, cioè se uno aveva in mente un trade specifico, chiaramente seguirà quel trade. Se uno crede nel lungo termine, magari può utilizzare una sorta di ribilanciamento per andare a un po' alla volta, bilanciare la posizione, vendendo i profitti se è esteso e andando ad accumulare se dovesse dampare, una cosa del genere. E così. Ma in questo bear market swappiamo in stable e farmiamo? Anche lì, ragazzi, è strategia. Se avete visto il mio ultimo video sul modello di portafoglio, il mio avere il 50% in stable è finalizzato proprio a quello. Ribilanciando, io ho sempre il mio cuscinetto stable che farma, che quindi lavora. Il resto invece segue gli andamenti, e quello è un po' l'obiettivo, no? Se uno ha lo 0% in stable, durante un bear market può subire degli strattoni importanti. E se uno ha troppo in stable, chiaramente durante i bull market perde trazione perché non si gode l'upside. Questo è il discorso. Avendo Butterfly in stake, devo fare qualcosa per sfruttare Votemak e ricevere le reward aggiuntive? No, perché
hanno detto, è ancora una cosa da sviluppare chiaramente, ma hanno detto che le reward dovrebbero essere claimabili, penso che ci sarà da fare un claim apposito, e, direttamente dagli staker, quindi non devi, semmai dovrai fare un claim al momento della distribuzione delle ricompense. Allora, chissà cosa starà pensando Michael Saylor, ma non lo so, non ho visto neanche fargli degli acquisti, ho detto, ma che stranezza. Che stranezza. Allora, ciao, che ne pensi delle NFT? Grazie. Guarda, il mio parere sugli NFT è che sono il futuro, sicuramente, sono qui per restare, sono, insomma, il metaverso crescerà, sarà un trend sempre più presente, ma in questo specifico momento storico sono, è tutto un mondo iperesteso, un mondo in grossa bolla, quindi io li ho venduti tutti, personalmente, ve l'avevo detto, non mi ricordo, un paio di settimane fa, mi pare, o la settimana scorsa, perché anche lì è il solito discorso, no? Io avevo un profitto non realizzato enorme, ho detto, ma è, cioè, è tutto follemente, parlavano tutti solo di metaversi, NFT ovunque, no? Play to earn, gaming, tutto così. E ho detto, ma perché devo, cioè, un hype del genere ti fa venire voglia di vendere, ti fa pensare veramente a un'iperestensione e a una bolla ciclopica, che secondo me si sgonfierà notevolmente, poi lì ci saranno veramente grosse occasioni di andare ad accumulare in quel settore, perché è un settore destinato a rimanere. A proposito di gaming, play to earn e simili, qualora sfrutto una domanda che mi avete fatto su Telegram oggi, in privato, per condividere la mia opinione con voi, mi avete chiesto, ma tutti quei game play to earn che stanno nascendo, che hanno avuto il boom, che fine faranno in un bear market? Secondo me in un bear market andranno a rimanere solo i big, no? Quindi lo Star Atlas di turno, l'Axie Infinity di turno, il DeFi Kingdoms di turno, ma tutti quei cloni, ricloni e ri-ricloni di quei giochini play to earn che ce ne sono stati a centinaia, launchpad ovunque, veramente trend, quando c'è i launchpad sono in trend, vuol dire che siamo vicini al top tendenzialmente, e quelli lì secondo me avranno un meno 90% tutti dal primo all'ultimo e tenderanno un po' a sparire, no? Quelli che sono semplicemente nati come cloni di altri progetti di successo solo per sfruttare il trend. Questo è il discorso. Poi, però chiaramente è, cioè anche quello è un qualcosa da contestualizzare, cioè siamo in un periodo storico estremamente specifico dove finché è tutto bullish, sapete che qualità o non qualità uno se ne strafrega, ma quando la situazione inizia a tremare un po' di più, allora il valore si concentra sulla qualità e ciò che è semplicemente un rip-off, un clone, una cosa poco sensata, tende a spegnersi un po' alla volta. Poi, ogni quanto tempo ribilanci? Allora, le cripto ogni mese, tendenzialmente, a meno che non ci sia una situazione particolarmente volatile, perché non mi piace più di tanto ribilanciare in piena volatilità, è difficile da controllare, allora in quel caso lì aspetto un attimino che si calmino le acque e poi ribilancio, mentre il complessivo trimestralmente, in media. Pareri sulla yield reserve di Anchor, continua a droppare. Allora, la yield reserve di Anchor continua a droppare, è un problema da risolvere. È un problema da risolvere, pure questo, siamo ancora a 64 milioni, quindi allora da 78 a 64, quindi 14 milioni in un mese. 14 milioni in un mese circa, se facciamo 64 diviso 14, facciamo un po' di matematica da prima elementare, 64 diviso 14 fa 4,5, quindi tra 4 mesi e mezzo la yield reserve termina, quindi prima di 4 mesi e mezzo c'è da fare qualcosa, o abbassare gli APY per stabilizzarla o riportarla in crescita, o andare a pompare un po' gli incentivi di borrow, cosa che vedo dura, in particolare se il bear market colpisce, oppure qualcuno che va a riempire le tasche della yield reserve. Magari Daniele, magari Dopon, magari Terraform Labs, magari non lo so chi,
però qualcosa c'è da fare, staremo a vedere cosa accadrà. Sarà curioso, sarà un caso studio veramente curioso. Quindi aumenta il rischio su Anchor? No, guarda, aumenta il rischio? No, perché Anchor è un protocollo sempre con dei buoni standard di sicurezza. La cosa peggiore che può accadere è che ti abbassa l'APY, questo può accadere. Però di certo non è che ti rugga, non è che ti spariscono i fondi, quello non c'entra. Come lo vedi Spell, tutto il progetto di Daniele? Grazie, guarda, lo vedo un qualcosa di come dire, visionario. È un, come dire, il punto d'arrivo della DeFi, secondo me. L'avere tutto un insieme di cose capaci di funzionare sinergicamente senza aver bisogno di nient'altro, con cui poi si può interagire con altri protocolli, ma quello diventa un po' un cuore, no? La Treasury, il DEX che è SushiSwap, il Market Maker che è Popsicle, il cosa manca? Il Money Market che è Abracadabra, no? Tutto estremamente efficiente e rodato, e veramente è una macchina perfetta, secondo me, e quindi è un modello da studiare e da seguire, senza ombra di dubbio. Adesso il fatto di fare anche round investimenti con la loro treasury lo dimostra. Mamma mia, mi perdo. Troppe domande. Allora, mi faresti vedere come mandare le cripto da un exchange a un altro? No dai, non scherziamo. Fai preleva e incolli l'address dell'altro exchange e fai ok. Luke, come posso scambiare BTC con Atom? Ragazzi, ma mi state trollando. Su Binance, su un exchange che ha sia BTC che Atom, ad esempio? Satoshi ha ruggato. No dai, non ancora perlomeno, non ancora. Ciao Luca, prima volta in diretta. Grande, conosci? Qua è asteriscato. Single asset mining. Voglio mettere a rendita ETH su Polygon. Però non vedo cosa mi hai scritto, purtroppo. Purtroppo no. Allora. Una domanda, ma se prendo la market cap di una cripto, equivale al valore esatto dei dollari spesi per comprarla? Potrebbe essere importante questo dato per capire se il prezzo è troppo gonfiato o troppo sottostimato? Guarda, ti dico la verità, la market cap è un dato completamente ridondante rispetto al prezzo, se tu guardi l'andamento, no? La market cap può essere sensata, cioè tu se guardi come varia il prezzo, la market cap varia uguale. La market cap ha senso studiarla per vedere, semplicemente per dire, non lo so, Ethereum costa 4.000, magari 4.000 qualche giorno fa, però diciamo 4.000 dollari, Bitcoin 60.000. Ma Ethereum arriverà al prezzo di Bitcoin? No, perché la supply di Ethereum è molto maggiore e quindi la market cap è molto maggiore. Allora lì confronti le market cap, no? Però la market cap è un dato artificiale, perché se io creo una mia shitcoin, supponiamo, di cui ci sono 100 pezzi, no? 100 di massima supply e 99 le tengo io. Una la metto in un pool su PancakeSwap, un pool del shitcoin BUSD, e quello che faccio è andare a comprarla io, solo io, me la vado a comprare da solo, fino a che non alzo il prezzo a un certo livello, e quindi quel prezzo moltiplicato per la supply farà la market cap totale. E quindi capisci che c'è ben poco sotto. Ti faccio un esempio ancora più estremo. Immaginati che ci sono 100 miliardi della mia shitcoin in giro. 99 miliardi 999999 me le tengo io, una la metto su PancakeSwap con BUSD in un pool, me la vado a comprare da solo, la faccio arrivare a valere un dollaro, ok, perché magari metto un pool microscopico, un pool di 10 dollari, no, di liquidità totale, me la vado a comprare, ce l'ho, porto il prezzo a un dollaro, la market cap magia diventa 100 miliardi di dollari, è numero uno su CoinMarketCap. Non è così che funziona, ok? Quindi market cap, attenzione, è un dato abbastanza manipolabile, diciamo. Molto manipolabile. Tra 5 anni Ether scavalca Bitcoin. Change my mind. Change his mind. Diciamogli qualcosa. Allora, possibile. Possibile che Ethereum scavalchi Bitcoin, secondo me. Se fino a un po' di tempo fa ero abbastanza scettico, adesso in realtà non lo sono più, perché Ethereum veramente è il base layer della DeFi, c'è poco da fare e lo sarà sempre, secondo me. Ci sono tante altre chain che si stanno sviluppando e continueranno a svilupparsi, ma
lo zoccolo duro, la liquidità è su Ethereum e sempre sarà su Ethereum. La tokenomics migliorerà, il valore intrinseco migliorerà, quindi io credo che Ethereum sia tanta, tanta, tanta roba. E quindi niente, che dire. Vi chiedo anche a voi cosa ne pensate, cosa ne dite. Ethereum supererà Bitcoin oppure non lo farà mai questo flippening? Luke, credi mai che arriverà un Ethereum killer definitivo? La risposta è no, secondo me no. Ed è anche sbagliata la narrativa dell'Ethereum killer, perché... se una chain arriva e dice sono l'Ethereum killer, già ha perso in partenza, per quanto mi riguarda, perché proprio è come se, non lo so, arrivasse l'ultimo dei pirla, va davanti a, non lo so, un attore strafamoso e dice ah, io sono, sarò più bravo di te, appena faccio il primo film sarò più bravo di te. No, non funziona così. Dimostra e basta, non parlare. Ethereum killer è una narrativa che odio sinceramente, e tutti i progetti che l'hanno usata come cavallo di battaglia sono finiti in miseria e credo che continueranno a fare così. Ethereum rimarrà, c'è da vedere quale layer 2 vincerà. Sono d'accordo. Il settore florido sarà anche quello dei layer 2, perché useranno Ethereum come sottostante e utilizzeranno i layer 2 come scalabilità. Anche gli altri layer 1 coesisteranno, perché grazie ai bridge poi è sempre più facile andare a passare da una chain all'altra, ma la liquidità è su Ethereum. I bridge sono dei punti deboli del mondo cross chain, perché il bridge è parzialmente centralizzato di solito, quindi è meglio rimanere su Ethereum più i layer 2, purtroppo, c'è poco da fare. Per favore puoi analizzare Eagle, che te lo chiedo da 10 live, andiamo a analizzare Eagle, va bene. Allora, spero che tu non abbia aspettato la mia analisi per muoverti, perché altrimenti sono cavolacci. Allora, partiamo dal settimanale, che è brutto. Guarda quanto è brutto, perché abbiamo questa punta, tac tac, con tanto di shadow, tra l'altro folle, punta che va a perdere il suo livello di resistenza qua di top a 0,59, e al momento ci troviamo quindi in questo range, in questo blocco. Andiamo a vedere come reagirà qui tra 39 e 40, se lo perde crea un costrutto di top veramente grosso, se rimbalza qui e ricomincia e riprende il 60, 59-60, allora potrebbe ripartire. Il macro rimane sempre, vedete, un bel canale di uptrend, quindi questo è proprio il punto chiave, vedete, che su cui converge sia l'uptrend che il supporto statico. Questo è il punto chiave da tenere sotto controllo ed andare a cercare proprio lì magari un costrutto di bottom su un time frame minore come il giornaliero. Poi, vediamo... No, è tornato su... Secondo te conviene accumulare CRV? Guarda, dipende, cioè io ci vedo valore e ci ho allocato una piccola parte del portafoglio, una parte un po' più speculativa con un'operatività specifica che ho spiegato poi nell'ultimo video, che è quella di allocare appunto questa fettina, e in caso poi di bear market vado ad accumularne un po' di più con ribilanciamento, in caso di bull market vado a sgonfiare vendendo, appunto ribilanciando. Però io il valore ce lo vedo, ho spiegato il perché, ho spiegato i miei punti di vista, sta a te ragionare e dire ce lo vedo oppure no, Luca ha detto una stronzata delle sue, oppure stavolta magari ha senso quello che dice, dipende, assolutamente sì. Allora... A proposito di chain alternative ad ETH, Velas potrebbe essere interessante? Dichiarazioni top, ma i fatti è giovane. Devo studiarmela, te lo dico con sincerità, non la conosco ancora abbastanza per dare un giudizio. Studiare. Allora, ciao Luca, altre piattaforme DeFi potrebbero copiare il modello vincente dei VE token usato da Curve? Sushi e Balancer potrebbero essere in quest'ottica? Due token da tenere d'occhio, come la vedi una possibile Sushi Wars in stile Curve Wars? Tra l'altro Sushi con dietro Daniele di solito non si fa sfuggire un'opportunità, e quindi guarda, secondo me potresti averci visto lungo sul discorso di Sushi, un V-Sushi non è così lontano dalle reali possibilità a mio parere, ma è un trend, quello dei V-Token, che sta crescendo sempre di più. Perché dunque, dov'è che l'avevo visto? Su Saber, mi pare. Sapete che adesso anche in Solana è arrivata Tribeca,
che è un framework per le DAO, per andare a, come si dice, a creare delle DAO, no? Chiavi in mano. E Saber è uno dei primi che l'ha utilizzato proprio per creare il token, il suo VUE token. All'interno di Tribeca c'è il modulo dedicato proprio al vote lock con il VUE token. E infatti vedete che adesso già un terzo dei token SBR è lockato. E dunque ve lo volevo far vedere, vedete Tribeca DAO, eccetera, eccetera. Qui ci sono le... Ah, guarda. Ci sono, questa la vedo ora insieme a voi, c'è una votazione in corso per andare a creare la poll anche in Saber, cioè ormai abbiamo capito in che direzione sta andando la DeFi, no? È un po' questa. E tra l'altro adesso ci arrivo perché vi volevo far vedere proprio quello, ma no, ok, scusate, mi stavo un attimo perdendo, vi volevo far vedere, l'avevo visto poco fa, mannaggia, che c'era il VUE token, credetemi sulla parola, niente, non lo trovo, vabbè, era stato lanciato, eccolo, VUE SBR, ok, quindi c'è VUE Cao, che è un tipo una meme coin, e VUE SBR è stato un po' il pilota, no, di Tribeca. E VUE SBR è interessante perché se Saber inizia a creare i gauge come curve, quindi le reward votate dagli utenti, è una replica pari pari di curve. Saber e curve sono uguali. E la stessa cosa sta accadendo anche su Beethoven X, che è su, allora andiamolo a vedere, mi pare su Phantom, sì. Beethoven X è il balancer su Phantom, in sostanza, e hanno il medesimo modello, perché vedete ci sono i vari pool, non 50-50 perché come balancer, vedete che ci sono vari APR, e c'è la parte stake, dove è possibile andare a loccare non come VCRV in questo caso, perché per ottenere il... cioè ci vogliono in sostanza gli FBits per andare a votare, poi quella che è la distribuzione degli APR sui diversi pool, e per fare il lock occorre andare a mettere, vedete, in staking i token BPT, che sono i token LP di Beethoven X, contenenti BIT e è quello Fidelio Duetto, che è questo qua, BIT e FTM, lo si mette in staking, si ottiene FBIT, si chiamava FBIT, e poi con questo si può fare cose, ok? Avere un ritorno più alto, avere il potere, no, di governance, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è uno dei mille casi, no? Perché ne stanno veramente nascendo come funghi di piattaforme con questo modello. E questo sicuramente è, come dire, un trend destinato a crescere sempre di più, sempre di più. Che ne pensi di Yearn Finance? Ecco, Yearn Finance, a proposito, anche lui ha introdotto VUEYFI, il suo token, con, come si dice, un senso simile, no? Molti protocolli DeFi, magari che stavano un po' morendo come valore del token, si stanno revitalizzando seguendo il modello di Curve, il VUE token. Questo è un po' quello che sta accadendo. Dunque, Chainlink, bravi. Chainlink, anche lui è ripartito abbastanza. Guardatelo, sto Chainlink, cosa ci combina. È andato direttamente ad attaccare questo range high a 6.300-6.500. E se lo piglia, c'è una possibile operatività sul retest, secondo me, perché abbiamo un falso breakdown qua sotto, un reclaim direttamente con un candelone verde enorme, del tipo cielo duro proprio, che va a bucare due resistenze, se le piglia entrambe, poi eventualmente se va a chiudere qua fuori, si è ripreso anche tutto il range, e poi la flessione successiva diventa veramente una possibilità di accumulazione. Volumi sostenuti, 0.
zero esitazione, quindi ripeto, chiudiamo qua il settimanale, bene, il ritracciamento sarà tutta un'opportunità di accumulo con eventuale stop loss, operatività speculativa, attenzione, con eventuale stop loss sotto i 4.000 e basta, il low del caso. E chiaramente non sono conigli finanziari, ragazzi, mi raccomando, questo è sempre scontato, deve essere sempre scontato. Allora, vediamo se vedo qualcos'altro, vediamo. Conosci Asterisco? È un progetto di algorithmic stablecoin nato da poco e sta pagando uno sproposito. TVL da 8 milioni a 60 in meno di un mese, cos'è? Un altro Ponzi? Mamma mia. Cosa ho visto? Mannaggia. No, avevo visto una roba che mi aveva fatto sorridere, ma l'ho persa. Adesso la stavo ricercando. Eccolo. Grafico di Spell sta facendo le radici dell'albero di Natale. No, ma si era ripreso, Spell. Oh, mamma mia. Adesso... Insomma, si era ripreso, ma adesso sta un attimino ritracciando di nuovo. Torniamo sul settimanale. Dunque, ma è una struttura da definire in realtà, perché non si può dire niente, magari fa una mega accumulazione e basta. E considerate che arriva così, quindi, perché qua c'è tutto uno storico che non vedete su FTX e su Binance, vabbè, non ci guardo neanche perché ancora meno, però vediamo se... forse no, Bybit, Huobi, non so qual era l'exchange che ce l'aveva da più tempo. SushiSwap, ci sono dei grafici un po' atroci, vediamo. OKX, schifo. Spell, USDT, vediamo Sushi, infatti ve l'ho detto che è atroce sto grafico. CoinEx, vabbè, ci rinunzio, ma potrebbe essere appunto una lateralità, una giga lateralità. Bene ragazzi, io direi siamo a un'ora, direi che abbiamo fatto un po' di panoramica, una situazione complessiva che è ancora da verificare, è ancora da accertarsi. Vediamo come chiuderà il settimanale, vediamo poi il mese anche per vedere se si propaga. Per adesso occhi puntati su questo livello, che se respinge come si deve, magari entro domenica schifo non farebbe. Ma le mie mani sono in tasca e a farmare, ora come ora. Cipini, farmare e via che si va. Il resto è noia ultimamente, perché stare ad aprire posizioni in una situazione come questa è rischiosa. Il mio short di copertura ce l'ho, lo voglio incrementare se andiamo a perdere questo livello. Tra l'altro l'operatività con opzioni, con Katana, Dopex, così l'approfondiremo, perché come copertura è eccellente in un periodo di lateralità barra ritracciamento, quindi anche quella ha il suo perché, no? In una fase non bullish, le covered call. Ne parleremo meglio, ve lo prometto, ne parleremo meglio una cosa alla volta. Per adesso la situazione, i trend li abbiamo visti e sono questi. Amici, io vi ringrazio per avermi seguito, per ascoltarmi, per spararvi tutti i miei pipponi da 1000 ore. Grazie a chi si abbona qua su Twitch. Vi ricordo che con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente. E per me è una piccola donazione, quindi vi ringrazio di cuore. Noi ci rivediamo lunedì, sempre sul pezzissimo, e nel frattempo vedremo anche la chiusura settimanale, quindi ci aggiorneremo, sarà super 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 interessante. Amici, buon weekend, lontani dai grafici, dai, non fatevi impanicare, state tranquilli che il Bitcoin lunedì è ancora qui, magari ha dumpato ancora un po', magari ha rimbalzato, ma è ancora qui, non succede nulla. Buona serata e a lunedì.